Dottoressa Carini, cosa emerge da un'analisi tipologica delle imprese cooperative italiane? Beh, dobbiamo dire innanzitutto che è la prima volta che effettuiamo questa analisi, quindi è la prima volta che andiamo oltre il settore d'attività e cerchiamo di capire qualcosa in più sulle cooperative italiane. Abbiamo guardato quali sono i tipi di soci che hanno costituito queste imprese e abbiamo capito che ci sono due anime principali del movimento cooperativo italiano. Abbiamo la cooperazione di lavoro, che rappresenta circa la metà delle cooperative, e la cooperazione sociale, che rappresenta un quarto delle cooperative attive, ma rappresenta ben il 30% dei lavoratori in questo comparto. E quali sono gli aspetti più interessanti che emergono da questo rapporto? Beh, dal rapporto in generale possiamo dire che emerge il peso della cooperazione, delle imprese cooperative nell'economia italiana. Le cooperative italiane rappresentano il 4% del valore aggiunto generato dalle imprese private e ben il 7% dell'occupazione. Se poi andiamo oltre le organizzazioni di primo livello e guardiamo ai gruppi, questi valori aumentano e quindi ci danno un'idea ancora più completa di quale potrebbe essere lo sviluppo futuro di questo settore.